Salve a tutti ragazzi, un saluto da Andrea Mereu, operativi come sempre. Siamo tornati con questo nuovo intervento, ragazzi. Classico video pre-partita in relazione al prossimo match di Rossoblù. Ovviamente mi sto riferendo alla partita di domenica pomeriggio alle ore 15, Stadio Sardegna Arena, va in scena Cagliari-Chievo, valevole per la decima giornata della Serie A 2018-2019. Prima di iniziare con le solite considerazioni pre-partita, ci tengo a ringraziare ancora una volta Ciro di Cagliari Calcio Forum, che ha fornito al sottoscritto la copertina di questo video. Quindi mi raccomando, ragazzi, passate dal forum e dal profilo Instagram di Cagliari Calcio Forum. Vi lascio tutti i contatti qui sotto nel box in descrizione. Detto questo, ragazzi, veniamo alle considerazioni. Cagliari Chievo, partita veramente molto 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 importante. Mi verrebbe da utilizzare una terminologia che di solito in passato ho utilizzato magari per partite da ultima spiaggia o comunque partite rispetto alle quali nei turni precedenti venivamo da risultati non esattamente positivi, cioè vietato sbagliare. Mi rendo conto che forse possa essere da un certo punto di vista esagerata, ma da un certo punto di vista neanche tanto. Perché? Perché questa è una partita veramente che il Cagliari non deve assolutamente sbagliare, deve assolutamente vincere dal mio punto di vista. Per quale motivo? Perché è uno scontro diretto, perché giochiamo in casa e perché comunque, diciamo la verità, dobbiamo anche sfruttare, volendo, un momento, no, che comunque è un momento che si ha dall'inizio del campionato da parte del Chievo. Il Chievo certamente non sta passando un bel momento, sapete perfettamente che in 9 turni ha ottenuto soltanto 2 pareggi e le altre sono state 7 sconfitte. Sapete perfettamente anche della penalizzazione di meno 3 punti, quindi in questo momento il Chievo è ancora a meno 1 punto. C'è stato il cambio di allenatore da Danna a Ventura, Ventura che ha esordito in malo modo nello scorso turno contro l'Atalanta. Insomma, quindi dobbiamo sicuramente sfruttare questo momento evidentemente negativo del Chievo. Dobbiamo quindi cercare però al tempo stesso di non sottovalutare il nostro avversario. Perché? Perché in generale sottovalutare l'avversario non è mai un bene. In Serie A, insomma, non si può assolutamente sottovalutare nessun tipo di avversario. E aggiungiamoci poi anche il fatto che il Chievo, ragazzi, è comunque la nostra bestia nera. È una bestia nera a livello generale. Per quale motivo? Perché mi sembra che a Verona il Cagliari non abbia mai, mai vinto, se non ricordo male, mentre in casa abbiamo vinto qualche volta, ma spesso e volentieri il Chievo ce l'ha date. Tipo l'anno scorso, mi ricordo perfettamente la gara dell'anno scorso, tra le altre cose, Rolando Marana era appunto allenatore del Chievo in quel momento, 2-0 con i gol di Inglese e Stepinski. Una bruttissima prestazione del Cagliari, di Rastelli, che ormai era praticamente destinato all'esonero prima dell'avvicendamento con Lopez. Ma quello ovviamente è il passato, certo, ma è un passato che ci deve assolutamente servire per questo presente, per il presente, ossia per domenica. Per quale motivo? Perché per portare a casa 3 punti che sono essenziali, fondamentali, che devono essere portati a casa, bisogna comunque fare una partita da Cagliari, una partita come quelle degli ultimi turni, cominciando per esempio a quella contro il Bologna, che sicuramente era una partita simile da un certo punto di vista, forse addirittura c'era un po' più pressione perché i risultati chiaramente precedenti non erano stati positivi, e poi comunque anche la prestazione del Franchi contro la Fiorentina, in cui il Cagliari si è veramente dimostrato all'altezza, all'altezza sul piano tecnico, tattico, sul piano della personalità, della reattività, dopo essere andato in svantaggio e riuscito a recuperare. Quindi sicuramente ci vuole quel tipo di Cagliari, forse un Cagliari ancora più motivato, perché ribadisco, in queste sfide salvezza, perché comunque ribadisco, noi come obiettivo dobbiamo avere quello della salvezza, dobbiamo cercare di raggiungere il prima possibile i 40 punti. Poi se questi 40 punti li raggiungiamo a febbraio, marzo, aprile, quello che sarà, poi quello che verrà dopo sarà di guadagnato, a prescindere da tutti i discorsi che vengono fatti da Giulini, vogliamo raggiungere il decimo posto, da Bradaric, siamo da metà classifica. Sono assolutamente d'accordo con queste valutazioni, cioè sicuramente il Cagliari potenzialmente può essere la metà classifica e sta dimostrando di poterlo essere, ma ci vogliono chiaramente le prestazioni, ci vogliono i risultati soprattutto, e ci vogliono quindi anche gol. Quindi chiaramente, dato molto positivo, l'abbiamo detto, è il discorso difensivo, stiamo facendo molto bene sul piano difensivo e dobbiamo chiaramente continuare in questo senso anche contro il Chievo. Quindi massima attenzione, non sottovalutiamo l'avversario, quindi in difesa facciamo le cose fatte bene, ma soprattutto dobbiamo certamente migliorare il dato relativo ai gol fatti. Certo, negli ultimi 2 turni sono arrivati 3 gol, quindi molto bene, ma è evidente che naturalmente dovremmo fare ancora meglio. Quindi contro il Chievo io mi aspetto una prestazione veramente gagliarda sul piano dell'atteggiamento e della motivazione, cioè questa è la base. Atteggiamento e motivazione devono essere quelli giusti fin dal primo secondo. Poi chiaramente, tecnicamente parlando, tatticamente parlando, sul piano difensivo, sul piano dell'equilibrio,
sul piano delle azioni, quello che abbiamo detto sempre tante volte ovviamente dovrà essere ripetuto. Quindi mi aspetto delle conferme importanti. Io credo che la formazione grosso modo sarà quella che abbiamo visto negli ultimi turni. Ovviamente ci sarà, credo, l'avvicinamento di Serna rispetto a Faragò. Serna è recuperato e quindi credo giocherà. Ovviamente giocherà Pavoletti davanti al posto di Cerri, visto che appunto la scorsa partita è partito in panchina Pavo, ma su questo non ci sono dubbi. Per il resto credo che tutto sarà confermato. C'è un dubbio probabilmente fra Romagna e Pisacane, vedremo appunto chi la vincerà. Ad ogni modo, ragazzi, massima attenzione, massima concentrazione per una sfida fondamentale, importantissima, che il Cagliari deve vincere senza se e senza ma. Vietato sbagliare dal mio punto di vista, perché questi sono 3 punti fondamentali. Queste, ragazzi, sono le mie considerazioni a 2 giorni dal match Cagliari-Chievo. Come sempre voglio sapere le vostre considerazioni, quindi fatemele sapere qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale YouTube qualora non foste ancora iscritti e noi ci vediamo presto con altri nuovi interventi. Un saluto a tutti e ovviamente forza Castello sempre. Ciao ciao!